Giuseppina Ferri, commissario prefettizio del comune di Agnone, ultimo giorno di lavoro. Agnone ha votato per il sindaco, è stato eletto Daniele Saia. Che esperienza è stata questa in Alto Molise? Come ho avuto modo di dire anche poc'anzi, è stata una bellissima esperienza, un grande lavoro di squadra con il comune. Abbiamo fatto cose importanti, molto importanti per la strategia delle aree interne. Siamo riusciti ad avere come comune capofila con altri 33 comuni quasi 11 milioni di euro da attribuire a trasporti, turismo, salute ed altro. Per l'efficientamento energetico sui pubblici locali siamo collegati con l'Albania, il Montenegro e insieme alla Puglia siamo tra i comuni capofila, quindi importantissimo. Da ultimo abbiamo abbattuto anche le barriere architettoniche perché vi do un'anteprima, da oggi iniziano i lavori per l'ascensore in questo comune. Per il resto abbiamo fatto tutto quello che era possibile, passando per il Covid, quindi aiutando i cittadini, aiutando i commercianti, aiutando tutti coloro che avevano bisogno. Non mi sono tirata indietro, penso, per nulla. Umanamente, cosa porterà con sé di questa esperienza? Umanamente è una bellissima esperienza, ho conosciuto persone straordinarie fuori e dentro il comune che sicuramente mi hanno arricchito. Un messaggio al nuovo sindaco. Al nuovo sindaco il messaggio che si può fare tanto se la gente ha bisogno, in un momento particolare, di ascoltare tutti e di lavorare in squadra per il bene di Agnone.